Buongiorno da Lore Calic, sono Alexia e oggi siamo qua con un nuovo video tutorial dove presentiamo questo simpatico topolino Pinky, che è un fermaporta o una decorazione di Natale o un embrace a seconda di come lo vogliamo utilizzare, muovendo il suo cappellone lungo lungo. All'indietro, nella schiena, ha le nostre micro LED in maniera che possiamo azionarle per far sì che il nostro corpicino diventi luminoso. Vediamo insieme come si realizza. Partiamo con la pallina di plexiglass, che sarà il corpicino del nostro topolino, alla quale abbiamo praticato un foro utilizzando la punta di una pistola a caldo. Oppure potete utilizzare anche un trapano. Una volta che abbiamo praticato il foro della dimensione, andiamo a chiudere la pallina in plexiglass e inseriamo all'interno le lucine micro LED. Le andiamo a inserire in maniera molto casuale, non importa, perché comunque poi l'effetto luminoso risulterà omogeneo. In questo caso non andiamo ad inserire questa parte qua all'interno della sferetta di plexiglass perché poi avremo difficoltà nel rivestimento della sfera. Aspettiamo un attimino per inserirle. Prendiamo 15 cm circa di tubolare Holly, in questo caso utilizziamo il rosa. Andiamo a tagliare, se abbiamo la cimosa da un lato, in maniera poi che avremo più facilità nel rivestimento della pallina di plexiglass, per cui inseriamo la sfera, andiamo passando attraverso uno dei fori del tubolare pizzo, tiriamo fuori il gancino e tiriamo su i due lembi per andare a rivestire la nostra pallina in plexiglass. Tiriamo bene tutto in alto e con un filo robusto andiamo a chiudere. Facciamo due o tre nodi di sicurezza. Consiglio sempre di bloccare il nodino con un po' di colla caldo e dopodiché andremo a tagliare l'eccesso del tubolare, stando attenti di non tagliare il filo delle lucine micro LED. Una volta che abbiamo tolto l'eccesso del tubolare, con la colla a caldo andiamo a mettere dei piccoli punti lungo l'attaccatura e andiamo a schiacciare bene il tubolare in maniera che aderisca perfettamente alla sfera di plexiglass. Questa operazione è molto importante per poi non far muovere la testa del pupazzo. Nel frattempo andiamo a ritrovare il nostro foro che avevamo precedentemente praticato, lo andiamo a scavare con la forbice, andiamo a tagliarne un pezzettino, così, sufficiente perché poi possiamo andare ad inserire la parte restante delle nostre lucine. Una volta che sono incastrate, andiamo a bloccarle con la colla a caldo. Controlliamo ovviamente che si illumini e mettiamo da parte il corpicino. A questo punto andiamo a realizzare la testa. La testa è fatta con una pallina di polistirolo, in questo caso utilizziamo una sfera da 4 cm di diametro, e i visi stampati in tessuto, in questo caso utilizziamo il viso di Cherie. Prendiamo ago e filo e andiamo a praticare, dopo aver tagliato la circonferenza, con forbici andiamo a praticare una imbastitura a sopragitto, per cui un punto sopragitto lungo tutta la circonferenza. Apriamo il sacchetto così creato, inseriamo all'interno la nostra pallina in polistirolo e andiamo a tirare leggermente sul retro creando una croce in questa maniera. Così facendo tiriamo prima da un lato, dopodiché andremo a fare la stessa operazione esattamente sui 90 gradi, per cui vedete vado a realizzare sul retro una croce, in maniera che quando io vado a tirare riesco a modulare bene la distanza tra gli occhi e la bocca.
e continuiamo a fare la nostra cucitura fino a quando il visino non risulterà perfettamente tesato. Blocchiamo il filo, tagliamo l'eccedente ed eventualmente andiamo a mettere dei piccoli punti di colla a caldo per eliminare le grinze che si potrebbero comunque creare. Abbiamo così realizzato il viso della nostra Pinky. Realizziamo adesso, utilizzando il nostro kit braccia e gambe, in questo caso utilizziamo la versione grande, andiamo a realizzare le gambine e le braccina del topolino. Andiamo a colorarle utilizzando in questo caso i nostri colori acrilici Mia. Utilizziamo per le maniche e per le scarpine il rosa vintage numero 13, e invece per le gambine e per le manine andiamo ad utilizzare il colore vaniglia numero 11. Li andiamo a colorare. Una volta asciutti, andiamo a sporcare e dare un tocco di profondità utilizzando gli inchiostri. In questo caso utilizziamo un Versamagic color Malted Mauve. Prendiamo il nostro tamponcino spugna e, pescando un pochino di colore, andiamo a sporcare i contorni delle maniche creando la profondità, vedete? E andiamo a fare la stessa operazione sia da un lato che dall'altro, sia sulle braccia, così, che sulle scarpine, da una parte e dall'altra. Basta, vedete, davvero poco colore che cambia l'effetto cromatico e diamo più profondità. Con lo stesso inchiostro possiamo, volendo, anche andare a sporcare, a colorare le nostre ali d'angelo, che in questo caso utilizziamo le ali d'angelo grandi, e le andiamo anch'esse a sporcare in questa maniera, creando una sfumatura, un gioco cromatico che dal chiaro va allo scuro, da un lato e dall'altro. Sempre utilizzando l'inchiostro, il Malted Mauve, in questo caso utilizziamo sempre il Versamagic, una volta che abbiamo tagliato il cartamodello delle orecchie, andiamo a sporcare l'interno delle orecchie. Così, andando dal centro verso la parte esterna, vedete, in maniera da creare la tipica sfumatura che hanno all'interno le orecchie del topolino, così, in maniera che poi le andiamo a mettere con un puntino di colla a caldo nella parte bassa e leggermente andremo a pizzicare così con le mani. Una e uno, due. Riprendiamo il corpicino per attaccare le braccia e le gambe. Allora, in questo caso abbiamo due possibilità. O prendiamo un punteruolo, come in questo caso, e pratichiamo un foro a questa altezza e con ago e filo andiamo a cucirle sul tubolare in maniera che abbiamo questo gioco per cui realizziamo le gambine morbide, come in questo caso, oppure per semplificare il progetto, se lo volete magari realizzare anche insieme a dei bambini, possiamo andare semplicemente a incollare. Mettendo la colla qua sulla sommità della gambetta, possiamo andare ad incollare alla pallina in plexiglass, una da una parte e una dall'altra, così. La stessa cosa la andremo a fare per le braccia, mettendo un punto di colla in questa zona, le andremo ad incollare una da un lato e una dall'altro lato. Abbiamo così creato la struttura base del corpo. Mettiamo un attimino da parte e prepariamo la gonna. Allora, per la gonna andiamo ad utilizzare 10 cm per 75 di lunghezza del velo étoile. Prendiamo il nostro velo, mettendolo, vedete che è molto morbido e ha questo gioco che ovviamente abbiamo un dritto e un rovescio, per cui mettendo il rovescio in questa maniera andiamo a piegarlo in due e andiamo a realizzare una semplicissima imbastitura lungo i due lati aperti, in maniera di andare a creare una gonnellina che andremo ad arricciare.
Una volta che abbiamo realizzato la nostra imbastitura, arricciamo il voile, prendiamo la misura del panciottino del nostro topolino e andiamo a fissare il punto. Presa la circonferenza, blocco e taglio l'eccedente. Una volta realizzato la nostra circonferenza esatta, andiamo ad incollarla sulla pancina del topolino. Ecco fatto. Per decorare utilizziamo circa 30 cm di nastro Spark oro, facciamo un fiocchetto e ve lo andiamo a posizionare qua sulla pancia. Incolliamo adesso la testina sulla sommità del capo, mettendo abbondante colla e mettendo la faccina in maniera che guardi bene dritto, così. Una volta che la testa è incollata, prendiamo il tubolare Lurex, in questo caso andiamo a prendere circa 6 cm di mini tubolare Lurex rosa e lo andiamo a piegare in tre parti, così, creando una specie di scaldacollo che andremo ad inserire in questa zona in maniera di andare a nascondere l'attaccatura tra la testa e il collo, e il corpo. Mettiamo un piccolo punto di colla a caldo sul davanti e uno sul retro, qui all'altezza della braccina, in maniera di andare a nascondere tutti i difetti. Realizziamo adesso il cappello. Per il cappello andiamo a prendere circa 20 cm di tubolare mini Lurex, in questo caso utilizziamo sempre il rosa polvere, e prendiamo all'incirca 30 cm di filo d'alluminio animato, al quale andremo a praticare con la pinza da un lato una spirale, semplicemente così, arrotolandolo, che andremo poi ad incollare sul retro della testa del topolino. Così. Facciamo ben aderire in maniera che poi non stacchi, e dall'altro lato andremo a praticare un piccolo anellino in questa maniera, che ci servirà poi per andare a legare il tubolare. Una volta che è tutto perfettamente incollato, controlliamo bene. Prendiamo il nostro mini tubolare e andiamo ad inserirlo all'interno del filo d'alluminio per arrivare fino alla testa. Così. E lo incolliamo lungo tutta la circonferenza della testa. Prendiamo dei piccoli ciuffi di imbottitura siliconata, li dipaniamo leggermente con le mani e li andiamo ad inserire all'interno del berretto per creare più volume. In questa fase, mi raccomando, cerchiamo di lavorare con piccoli ciuffi e li andiamo ad unire di volta in volta in maniera da creare la morbidezza del berretto senza esagerare con l'imbottitura. Riprendiamo nuovamente ago e filo. E andiamo a creare, me lo piego così che riuscite a vedere meglio, andiamo a creare nuovamente un'imbastitura a sopragitto lungo tutta la circonferenza aperta del tubolare. Tiriamo, arricciamo e utilizziamo l'occhiellino che avevamo creato precedentemente in maniera di bloccarlo così, come fosse un bottone. Possiamo a questo punto non staccare il filo perché poi ci servirà di nuovo. Per la decorazione del berretto andiamo a utilizzare il nastro peluche, in questo caso utilizziamo il color latte, e andiamo a tagliare una striscia lunga 18 cm che andremo a prendere dal senso elastico, alta circa 6. Cosa vuol dire senso elastico? Che se io vado a tirare il peluche in questo senso, mi si crea automaticamente un rotolino come in questo caso. Mettiamo dei piccoli punti di colla
un po' da una parte e un po' dall'altra, in maniera da andare a creare la banda del berretto che andremo a incollare sulla sommità della testa. Così. La misura, vi dicevo, è abbastanza orientativa, nel senso che vale circa 18 centimetri, dipende quanto voi andate a tirare il peluche. L'importante è che vada a mettere la colla lungo tutta la circonferenza della testa. E andiamo, una volta creata tutta la banda del berretto, ad unire molto semplicemente le due parti, così. Rigiriamo il cappellino e blocchiamo anche questo lato del peluche. A questo punto andremo a posizionare le orecchie che avevamo precedentemente realizzato, una da un lato e una dall'altra. Prendiamo ora del nastro, in questo caso utilizziamo un cotton lurex, un cotton twist. In questo caso specifico utilizziamo il color beige per creare la nappina per la decorazione del berretto. Prendiamo all'incirca, sono 7-8 cm, dipende da quanto volete lunga la nappina, e andiamo a creare degli anelli in questa maniera. Andiamo a fare 7-8 giri a seconda di quanto vi piace voluminosa, che andremo poi a legare da un lato, sempre utilizzando del filo. In questa maniera qua, e dalla parte opposta andremo a tagliare tutte le parti. Una volta che avremo realizzato la nostra nappina, così la andiamo a pettinare proprio con, nel vero senso della parola, proprio con un pettine o una spazzolina morbida, tirando fuori tutte le fibre del nastro in maniera che si creerà questa nappina voluminosa. Vi consiglio proprio di usare una spazzoletta in maniera che venga bella morbida e riuscite proprio ad aprirla perfettamente. Una volta realizzata la nostra nappa, con l'ago e il filo che avevamo ancora attaccato, andiamo a cucirla sulla sommità qua del berrettino, così. Diamo un paio di giri, tagliamo l'eccesso di filo, prendiamo anche qua un nastrino. In questo caso usiamo sempre il nostro nastrino, lo Spark Oro, però ne andiamo a tagliare una striscia. Sono circa 40 cm di nastro, ne andiamo a tagliare un terzo via, così, in maniera da creare due nastri di misura diversa. Questo, quello più grandino, lo utilizzeremo realizzando un semplice fiocco da mettere qui tra la nappa e il berrettino. Per cui andiamo a fare il nostro fiocchetto, poi andremo a regolare le gale, le orecchie così, e lo andiamo ad incollare in questa zona. Poi tagliamo le gale, l'eccedente del nastro, a creare il nostro fiocchetto. Con questa parte qua invece andremo a tagliarla in due e realizzare due piccoli fiocchetti che andremo a mettere qui sul lato delle scarpine per decorare le scarpe, uno da una parte e uno dall'altra. Ultima decorazione la facciamo sul retro per decorare la gonnellina anche sul retro, oppure se lo volete mettere qua per cercare di nascondere la cassettina, un altro fiocchettino sempre fatto con il nostro nastro Spark Oro per completare il nostro topolino. Una volta incollato il fiocchettino, andiamo a prendere le ali che avevamo ormai saranno asciutte e mettendo un piccolo punto di colla caldo qua sulla parte terminale, le andiamo ad incollare a questa altezza, una da una parte e una dall'altra, così. Abbiamo così concluso il nostro progetto, il nostro topolino Pinky realizzato, lo vediamo illuminato, basta che andiamo a girare la rotellina che ha sulla pancina, così. E
Ed è pronto per essere utilizzato come decorazione sul vostro albero di Natale, come fuori porta o come meglio credete. Un bacio grande da Alexia, da Rencalic, al prossimo video tutorial. Ciao!